Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo la Tandem X20, ultima radio di casa FR Sky. Se volete acquistarla trovate il link in descrizione. La X20 viene venduta con questa valigetta rigida di ottima qualità, utile sia per trasportarla che per metterla dentro uno zaino. Vediamo subito cosa troviamo al suo interno. Abbiamo un set di adesivi ed una guida veloce. Poi abbiamo una tracolla FR Sky, un cavo USB tipo C e dei gomini da applicare sugli interruttori. Per finire troviamo la nostra Tandem X20. La X20 fa parte della nuova linea di radio FR Sky chiamata Tandem. Completano la serie la X20S e la X20 HD. Possiamo notare tutte le differenze in questa immagine che vi lascio anche linkata in descrizione se volete consultarla in un secondo momento. Come si intuisce dal nome, Tandem indica la doppia compatibilità con le bande a 2.4 GHz e 900 MHz. Inoltre le due bande possono lavorare in contemporanea grazie al nuovo modulo interno denominato appunto Tandem. La radio quindi integra al suo interno due antenne, una a 900 MHz e l'altra a 2.4 GHz. Queste sono posizionate in maniera strategica in modo da trasmettere il segnale nel modo migliore possibile. L'antenna 900 MHz è posizionata all'interno della maniglia ed è tarata in base alla regione della radio. Le radio LBT hanno l'antenna 868 MHz, mentre le radio FCC hanno l'antenna a 915 MHz. Per usare al meglio l'antenna integrata, fate attenzione a scegliere la radio con la regione che poi andrete effettivamente ad utilizzare. Per quanto riguarda la 2.4 GHz abbiamo un'antenna di tipo Diversity sistemata nel display, una nella parte superiore e una nel lato. La posizione con angolo di 90 gradi garantisce un range ottimale, vi ricordo che le antenne per questa frequenza sono uguali sia per LBT che per FCC. Le antenne integrate funzionano bene nella maggior parte dei casi, ma se volete fare long range ed avere un segnale più forte, la radio ci mette a disposizione due connettori di tipo RPSMA per delle antenne esterne, un connettore per antenne a 900 MHz e uno per antenne a 2.4 GHz. A tal proposito FR Sky presenta le sue nuove antenne ad alte prestazioni, la ZIP 9 per il sistema 900 MHz e la Infinity 24 per il sistema 2.4 GHz, anche di queste vi lascio il link in descrizione. Per usare al massimo le caratteristiche di questa radio sono in fase di sviluppo le nuove riceventi dual band, in modo da combinare il massimo range della banda 900 MHz con la bassa latenza della 2.4 GHz. Purtroppo per il momento non ci sono molte informazioni in merito, ma non appena le nuove riceventi saranno disponibili le vedrete subito qui sul canale. In ogni caso comunque la X20 è compatibile con tutte le riceventi a 900 MHz della linea R9, le nuove riceventi della serie Archer e le vecchie riceventi ACCST di 16 come le XSR e le XM Plus. Insomma, con questa radio potete usare qualsiasi ricevente FR Sky presente attualmente in commercio. Sempre nella parte superiore abbiamo l'ingresso per tutte le connessioni, vediamole nel dettaglio. Qui abbiamo un jack audio per sentire le voci e gli allarmi direttamente in cuffia. A fianco abbiamo una porta USB di tipo C che serve sia per collegare la radio al simulatore che per la ricarica della batteria interna. Per quanto riguarda il simulatore, ho già provato l'X20 con liftoff e viene riconosciuta senza problemi come tutte le altre Taranis. Qui abbiamo lo slot per la microSD, in dotazione ce ne viene fornita una da 4 GB. La X20 necessita della microSD inserita per funzionare e questa è una cosa che non mi piace molto. Ho avuto modo di parlare con FR Sky e mi hanno detto che stanno considerando di cambiare questo aspetto con i prossimi aggiornamenti software. Questa è la smart port che serve per aggiornare il firmware delle riceventi. Comunque ormai tutte le ultime riceventi FR Sky, sia a 2.4 GHz che a 900 MHz, possono essere aggiornate via wireless senza doverle scollegare dal drone. Tuttavia se avete una vecchia RXSR o XM Plus, questa porta potrebbe tornarvi utile. Per finire abbiamo la porta trainer per collegare due radio in modo allievo a maestro. Anche questa porta ormai è obsoleta, in quanto le ultime radio FR Sky, compresa questa, hanno un modulo wireless per fare il trainer senza fili. Adesso diamo uno sguardo a switch, potenziometri e slider che ci mette a disposizione questa radio. Per quanto riguarda le switch non sono le solite che troviamo nelle altre radio, non che quelle della Taranis vadano male, ma queste si sente al tatto che sono migliori, quindi presumibilmente dovrebbero avere una maggiore durata nel tempo.
Nella parte anteriore abbiamo le switch A, B, C, D, tutte e quattro a 3 posizioni. Nella parte superiore sinistra abbiamo la switch E a 3 posizioni e la F a 2 posizioni. Nella parte superiore destra abbiamo la switch G a 3 posizioni e la H momentanea. Gli ultimi due interruttori sono posizionati sul fondo della radio e sono di tipo momentaneo a bottone. Abbiamo J sulla sinistra e I sulla destra. Per quanto riguarda i potenziometri, ne abbiamo due sulla parte frontale della radio. Questi sono molto rifiniti ed hanno le manopole in alluminio. Il terzo potenziometro lo troviamo qui sulla parte bassa della radio. Per quanto riguarda gli slider, ne abbiamo uno sulla parte sinistra e uno sulla parte destra. Qui abbiamo i quattro trim per gli stick, anche questi con manopole in alluminio. Questa serie di tasti possono essere programmati tramite software per assegnare qualsiasi funzione possa tornarci utile. Questi sono da intendersi come un unico interruttore dotato di 3 posizioni a pulsante. Concludono la serie di tasti il gruppo menu ed il selettore a rotella, riprendendo lo stile della Quick 7. Ed è proprio dalla Quick 7 che la X20 riprende le linee principali, mantenendo gli stick in posizione più centrale in quanto il display è stato spostato verso l'alto. Le dimensioni tra le due radio sono molto simili, la X20 rimane leggermente più larga ma in compenso lo spessore è leggermente inferiore, garantendo una presa più comoda. Inoltre, se volete diminuire ancora un po' lo spessore dell'impugnatura, è possibile rimuovere queste plastiche laterali. In questo modo verremo a diretto contatto con l'impugnatura in gomma della radio. Vediamo ora le misure precise. La larghezza massima è di 21,5 cm. L'altezza massima è di 19 cm. Lo spessore è di circa 4,5 cm. Il peso, compreso di batteria, è poco più di 960 grammi. Per la serie Tandem, FR Sky ha deciso di posizionare lo schermo nella parte alta della radio. Il display ha una risoluzione di 800x480 ed è di tipo touchscreen a colori. Il controllo via touch funziona molto bene con una risposta immediata. Per quanto riguarda i gimbal, abbiamo di serie quelli ad alta precisione Hall Sensor, che abbiamo già visto in altre radio FR Sky e che si sono dimostrati tra i migliori in commercio. Se volete regolare la tensione delle molle in modo da avere un gimbal più o meno morbido, potete farlo senza dover smontare la radio. Infatti, nella parte posteriore possiamo spostare queste parti in gomma ed avere accesso alle viti per regolare la forza delle molle, sia per lo stick destro che per quello sinistro. Sempre a proposito degli stick, le switch anteriori sono abbastanza spostate in avanti, quindi non disturbano in alcun modo chi di solito usa due dita per pilotare. Se invece usate i pollici, la radio è lo stesso molto comoda. Per finire, nella parte centrale troviamo lo speaker, l'occhiello in metallo per la tracolla ed il tasto accensione. Per quanto riguarda lo speaker, la radio è compatibile con gli allarmi vocali e dispone di un proprio pacchetto voci. Welcome to Ethos. Throttle not idle. Switch warning. Failsafe not set. Al momento abbiamo solo inglese, ma piano piano verranno aggiunte anche le voci nelle altre lingue. Ritornando alla parte posteriore, abbiamo l'alloggio per i moduli esterni ed il vano batteria. Per quanto riguarda l'alimentazione, la X20 ha una batteria lipo da tenere sempre nel vano, in quanto la ricarica viene tramite porta USB con il cavo che ci viene fornito in dotazione. La lipo è una 2S da ben 4000 mAh, che dovrebbe garantirci una buona autonomia della radio. Se preferite usare delle 18650 potete farlo, in quanto lo spazio è sufficiente per un box portabatterie in modo da metterne due. Per quanto riguarda l'alloggio moduli esterni, questo è di tipo light. I moduli light ormai hanno una buona diffusione e praticamente tutti i moduli principali sono presenti in versioni standard e in versione light. Abbiamo Crossfire, R9, Multiprotocollo, Ghost e così via. Con la miniaturizzazione delle componenti ormai non ha più senso usare moduli standard perché sono ingombranti e non più al passo coi tempi. La scelta di usare moduli light sulla radio quindi, a mio parere, è buona.
Per quanto riguarda la compatibilità, al momento possiamo usare i moduli R9M Lite, Lite Pro e XGT Lite. Per quanto riguarda i moduli di terze parti invece, al momento non sono supportati, ma FRSky ha confermato che la compatibilità con Crossfire, Ghost e così via ci sarà con i prossimi aggiornamenti del sistema operativo. Il sistema operativo infatti è in costante aggiornamento e già in queste settimane che sto usando la radio sono usciti diversi upgrade con bug fix, nuove funzionalità e altro. Ed è proprio il sistema operativo un'altra delle tante novità di questa radio, infatti FRSky per la serie Tandem abbandona OpenTX in favore del nuovo sistema Ethos. Per chi ha familiarità con OpenTX non avrà difficoltà a notare le similitudini che intercorrono tra questi due software, ed effettivamente Ethos sembra proprio un OpenTX moderno riscritto da zero. In questa recensione non mi soffermerò molto sul sistema, perché avremo modo di vederlo in maniera approfondita in un prossimo video. Diamogli comunque uno sguardo veloce. Nella parte in basso abbiamo queste quattro icone che corrispondono alle quattro schermate principali che possiamo visualizzare sul display. Abbiamo la home, il menu modelli, la configurazione degli schermi e il menu di sistema. Nella schermata home abbiamo un sistema widget dove possiamo scegliere i contenuti da visualizzare. Ad esempio qui ho l'icona del tipo di modello che sto usando, ma potrei mettere anche un'immagine scegliendone una da quelle predefinite o caricandone una io dalla microSD. A fianco possiamo scegliere di visualizzare altro, come ad esempio il timer, l'RSSI e tutti i valori della telemetria rilevati dalla ricevente. Il menu modelli è grosso modo uguale a quello che abbiamo su OpenTX, a mio parere vale soffermarsi sulla pagina RF System dove sono concentrate le maggiori novità di questa radio. Qui possiamo scegliere tra moduli interni e moduli esterni. Per quanto riguarda i moduli esterni al momento la compatibilità è questa, ma come ho detto il sistema operativo aumenterà la lista moduli con i prossimi aggiornamenti. Per quanto riguarda il modulo interno, possiamo scegliere protocolli Access, ACCST-D16 e Tandem Mode. Per la componente a 900 MHz dell'X20 possiamo scegliere tra LBT, FCC o Flex. Io al momento ho installato un firmware Flex in modo da poter sfruttare al massimo le potenze LBT. Le potenze che ci mette a disposizione la Tandem X20 vanno da un minimo di 10 ad un massimo di 1000 mW. Come vedete qui abbiamo la possibilità di attivare la componente a 2.4 GHz e quella a 900 MHz, abbinando le relative riceventi. Fondamentalmente qui scegliamo cosa attivare in base alla ricevente che stiamo usando in quel momento. Tuttavia se scegliamo Tandem Mode, il modulo interno fa lavorare in coppia la componente a 900 MHz con quella a 2.4 GHz. Come ho già detto non ci sono maggiori informazioni in merito, se non che FRSky sta lavorando alle nuove riceventi Tandem studiate apposta per queste radio. Come vedete dal menu abbiamo la possibilità di scegliere l'antenna interna o una esterna. Il resto delle opzioni sono simili a quelle Access, con la ricevente che prima andrà registrata e poi bindata. Qui possiamo impostare il failsafe scegliendo tra i soliti a disposizione. Nella pagina schermi possiamo aggiungere widget o addirittura nuovi schermi scegliendo tra questi vari tipi di combinazione. Per cancellare uno schermo teniamo premuto e cancelliamo. Nel menu di sistema ci sono le classiche impostazioni che usiamo per configurare la radio, anche qui in linea di massima troviamo le stesse cose che abbiamo su OpenTX. Il sistema operativo devo dire che mi piace, semplice da usare, interfaccia pulita e curata, sistema reattivo. Usare il touch è di una comodità disarmante e una volta che ci si abitua i classici tasti diventano superflui. Per quanto OpenTX sia un sistema valido, Ethos è sicuramente una ventata d'aria fresca e con la sua nuova interfaccia sposta verso l'alto l'asticella dei sistemi operativi per radiocomando. Ed eccoci arrivati alle considerazioni finali e di certo possiamo dire che non abbiamo tra le mani il solito radiocomando che si consiglia per iniziare, ma parliamo di una radio destinata agli utenti più esperti ed esigenti. La qualità dei materiali costruttivi è ai massimi livelli e si nota come FRSky abbia curato ogni minimo dettaglio. Switch, potenziometri, gimbal è tutto al top, ma soprattutto FRSky non si è risparmiata lato video, col display touchscreen che ha una risoluzione di ben 800x480 ed integra un nuovo sistema operativo con interfaccia grafica moderna e funzionale. Sicuramente questa radio susciterà molto interesse a chi usa modelli come aerei o simili, ma visto che qui ci occupiamo di droni FPV, vediamo di inquadrarla meglio da questo punto di vista.
Come abbiamo detto, questa radio copre la fascia alta, andando a posizionarsi ben sopra le varie X9D o TX16, sia per qualità complessiva che ovviamente per i costi. Per quanto riguarda i costi, però, la X20 mi ha lasciato decisamente sorpreso. Se da una parte è vero che siamo sopra il prezzo della X9D, dall'altra, guardando lo step sopra, ovvero la Urus X10, notiamo come la X20 costi addirittura meno, pur essendo una radio nettamente superiore sotto tutti i punti di vista. Lo stesso discorso poi si può fare se confrontiamo i relativi modelli S, che offrono gimbal ancora migliori e qualche caratteristica avanzata. Quindi il prezzo di vendita, pur essendo sopra la media delle classiche radio FPV, in linea di massima è estremamente competitivo se si guardano gli altri prodotti di fascia alta, andando un po' a far perdere di senso le radio della serie Urus. Ritornando all'argomento FPV, gli utenti più esperti di solito abbinano alla radio un modulo a 900 MHz, scegliendo nella maggior parte dei casi il sistema Crossfire. Infatti una delle domande che più mi è stata fatta in questo periodo è se l'X20 fosse compatibile con il modulo TBS, e come abbiamo visto nella recensione, la risposta è no, almeno per il momento. Probabilmente se state guardando questa recensione dopo un po' di tempo che è stata pubblicata, il Crossfire sarà già pienamente supportato. A mio parere però il fatto che la tandem sia compatibile con il Crossfire o altri moduli è marginale, in quanto la radio, oltre il modulo standard 2.4 GHz, integra un modulo a 900 MHz che arriva fino a 1 W. Molti però ritengono il sistema Long Range FRSK inferiore a quello TBS. Effettivamente i primi moduli riceventi R9M a CCST hanno dato problemi a varie persone, ma le cose sono state sistemate con le versioni 2019 del modulo e le riceventi di nuova generazione R9MX ed R9SX. Questa radio però non ha nulla a che vedere con il modulo R9M, in quanto, come abbiamo avuto modo di vedere durante la recensione, monta il modulo di nuova concezione Tandem, che tra le altre cose è anche compatibile con le vecchie riceventi R9. Quindi se in attesa delle nuove riceventi Tandem volete usare le X20 per fare long range, il mio consiglio è di evitare le vecchie R9 Mini ed R9MM, ma scegliere piuttosto le nuove R9MX o R9SX. L'X20 Tandem però non guarda solo al mondo del long range, ma anche a quello dell'FPV Racing. Infatti per la banda 2.4 GHz FRSK ha sviluppato la Racing Mode, che abbassa la latenza fino a 4 millisecondi, portandosi in questo modo al pari dei nuovi moduli esterni a 2.4 GHz che sono arrivati recentemente sul mercato. In conclusione quindi, con le nuove radio Tandem FRSK va da un lato a coprire la fascia di utenti che vogliono fare long range, dall'altra chi per racing ha bisogno della minore latenza possibile, e lo fa proponendo una radio costruita al top, ad un prezzo relativamente basso e senza bisogno di dover sostenere costi aggiuntivi per moduli esterni. In aggiunta, la nuova tecnologia dual band apre scenari inediti e molto interessanti, combinando la solidità del segnale a 900 MHz con la bassa latenza di quella a 2.4 GHz in un'unica soluzione. Per oggi è tutto, questa era la mia recensione della Tandem X20. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.